Beh, Matteo, prima vorrei partire da una considerazione. Sono 10 mesi che ci prometti che abbatterai, che debellerai la supplentite, che assumerai 150.000 insegnanti, che nel frattempo sono diventati 100.000, ma un piccolo sconto non si nega a nessuno. E adesso te ne vai a dire da Vespa che non assumerai più nessuno se non passa tutta integralmente se non passa integralmente la tua riforma. Perché se no sarebbe un assuntificio, ma per favore, sai benissimo che tutti gli anni ci sono 135.000 cattedre scoperte, che abbiamo bisogno di insegnanti per le classi pollaio, per il sostegno, per l'alfabetizzazione dei migranti. Ti basta un solo decreto, solo un'ora per assumere gli insegnanti di cui abbiamo bisogno. La stabilizzazione dei precari, oltre che un atto dovuto dalla sentenza dell'Unione Europea, è una cosa per noi assolutamente necessaria, della quale non possiamo fare a meno. Smettila di fare il ragazzino capriccioso che nel campetto si porta via la palla se non gli convalidano un suo gol, se non si seguono le sue regole. E le tue regole quali sarebbero? Sarebbero o accettate tutta la riforma che piace solo a me, oppure nessuna assunzione. Questo è un ricatto cinico, sulla pelle dei precari, delle loro famiglie, della scuola. Noi non siamo disposti ad accettare di barattare posti di lavoro con lo snaturamento della scuola costituzionale, della scuola della Repubblica. Non siamo assolutamente disposti. Noi siamo i primi a renderci conto che c'è bisogno di una riforma della scuola, ma tu la riforma della scuola non la puoi fare contro la scuola. Tu la devi fare con la scuola, per migliorarla, non per differenziarla, non per dividerci. La scuola della Repubblica è quella che deve garantire, da Sondrio a Lampedusa, che tutti i capaci e meritevoli, anche se privi dei mezzi, possano raggiungere i più alti gradi degli studi. E la scuola che ci proponi tu non è questa. La scuola che ci proponi tu è una scuola in cui ci avrà, per il solo merito di appartenenza familiare, si andrà a finire in poche scuole bellissime, con i finanziamenti privati detassati dalle nostre tasse. Con i finanziamenti privati si creerà poche scuole di serie A con gli insegnanti migliori e tante scuole di serie D nelle periferie misere, quelle che avrebbero bisogno davvero degli insegnanti migliori, di più attenzioni. Scuole che saranno destinate unicamente a formare una forza lavoro disponibile, una forza lavoro con poca istruzione, con poche competenze, con poche capacità critica di difendersi e di affrancarsi per il resto della vita. E un'ultima cosa, se me la concedi, Michele, vorrei dire a Renzi. Hai provato a dividerci, ma il giochino di dividerci tra di noi, di dividersi dai genitori, dagli studenti, non ti è riuscito. Non ti è riuscito il giochino di farci sembrare corporativi. Noi abbiamo scioperato, abbiamo urlato nelle piazze, non per difendere il nostro misero stipendio, abbiamo urlato nelle piazze per difendere il nostro ruolo sociale, la nostra funzione sociale, che è quella di pari opportunità per tutti, di una piena formazione per tutti. La scuola vera, la scuola buona è la scuola giusta. La scuola ingiusta è una scuola cattiva, cattivissima. Riflettici, Renzi. Oh.